Buongiorno a tutti, anche oggi è lunedì, incomincio le mie pulizie oggi perché sabato ho lavorato tutto il giorno, la domenica ieri c'è stato il compleanno di Andrea, la casa l'ho lasciato lì così perché è la prima cosa che vanno i nostri cari giustamente e la seconda cosa la casa, però per la prima i nostri cari ecco e allora non mi sento neanche in colpa ecco. Ho la casa tutta sotto sopra e oggi la pulisco perché ne ha bisogno. Ecco, se volete, state con me che puliamo insieme. Niente di nuovo ragazzi, non vi voglio annoiare, faccio le mie solite pulizie, ho dato un po' con l'aspirapolvere, adesso pulisco la polvere, dopo do un po' con lo straccio, ecco, faccio qualche lavatrice.
Visto che alcuni mi hanno chiesto se il legno non si rovina passando con lo straccio bagnato, allora intanto gli stracci sono quei straccetti che sono molto sottili, si asciugano molto bene e non lascia le gocce d'acqua qua sul mobile. Giustamente il detersivo è molto delicato questo qua, ma legno anche in cucina uso l'ammoniaca con lo straccetto così non fa niente. È da anni che faccio così, non si rovina. Ogni tanto li do con olio, adesso ve lo faccio vedere. Vedete, ogni tanto ci do con quest'olio qua. Qua non si vede bene la scritta perché ha preso un po' d'olio sopra, però c'è scritto praticamente olio restauratore. Allora, la stessa cosa faccio anche in macchina pulisco la macchina con l'acqua e l'ammoniaca. Dopo, dove c'è la plastica, sapete che la plastica dopo un po', cioè noi non abbiamo le macchine fuori, la plastica dopo un po' si rovina. Io ce l'ho con questo anche in macchina, cioè non uso solo per i mobili qua, anche in macchina uso questo qua, ci metto un pochettino, poi dopo lui si assorbe e non fa niente, ecco. Però così non perdi il colore. La macchina, sapete, o nera, lo so, quella di Andrea è nera, la mia marrone scura. Ci do sempre con questo. È un olio scuro, è questo qua. Giustamente non per una macchina che ce l'avete interni, non so, bianchi, quello no. Però dove c'è la plastica proprio nera o scura, io ci do con questo. Cioè, prima passo con straccetto, l'acqua e l'ammoniaca, pulisco tutta la porra e tutto quanto, e dopo ci do con un straccetto l'olio. Il risultato è perfetto. Io ho la macchina che ha tanti anni, ma è perfetta. Cioè, anche i grafietti, anche i grafi in macchina, ci sono alcuni grafi, no? Che li confondi un pochettino con quest'olio qua. Ecco, volevo dirvi questa cosa qua. Continuiamo le nostre pulizie. Ecco, vedete, adesso si è asciutta. Ecco, ed è perfetto. Non ha lasciato di goccioline d'acqua, vedete. È perfetto. Con il mio solito spruzzino uso questo qua, che ormai sta per finire.
Anche il 4, pulisco così. Ragazzi, per il pavimento adesso userò questo qua, il detergente pavimenti, ecco. Se non mi ricordo bene, forse l'ho comprato a Lidl questo. Non sono molto sicura, però non mi ricordo, ragazzi, dove l'ho comprato questo qua. Può essere a Lidl, però non sono sicura al 100%, ecco. Sempre l'ammoniaca, come sempre. Poi mettiamoci anche i guanti perché l'ammoniaca brucia.
alla fine cambio il lenzuolo, tutte le asciugamani. D'estate mi piace il lenzuolo in lino, però peccato che ne ho solo un lenzuolo, che tra l'altro l'avevo modificato io, che avevo comprato in Lituania e non andava bene praticamente, perché sotto l'ho modificato tutto, cioè praticamente ho lasciato solo i cuscini. Che andavano bene, il resto non andava bene. Praticamente era tipo un copripiumino e sotto, da mettere sotto, sopra il materasso, non c'erano elastici. Allora l'ho modificato. Praticamente ho fatto con il copripiumone, ho fatto il materasso sotto. Ho fatto il coprimaterasso che l'ho tagliato, ho fatto a pezzi, ecco. E invece quello che doveva andare sotto è diventata una coperta. Allora, d'estate praticamente io uso sempre questo. Adesso quell'altro lenzuolo lo stiro, lo lavo, lo metto via. E questo qua invece c'è. Cioè, non dico ogni giorno, ma ogni 2 o 3 giorni lo lavo, lo pendo e dopo 2 o 3 ore che si asciuga, che c'è un caldo, che si asciuga subito e lo rimetto senza stirare praticamente. Ecco, adesso andrò avanti con questo lenzuolo qua. Vedete qua che c'è un pezzo, quello cucito io perché la metratura non andava bene, ecco. Così d'estate non ho nessun problema di. Non devo stirare il lenzuolo, ecco. Stiro mai il lenzuolo d'estate perché ho questo, lo lavo e lo rimetto. Basta. Eccoci qua, ragazzi. Il mio video per oggi finisce qui e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti!